Venerdì Santo, nelle chiese di tutto il pianeta, e Papa Francesco lo farà per la prima volta in San Pietro, si celebra la liturgia della Passione. In serata Bergoglio guiderà la solenne e suggestiva Via Crucis al Colosseo, trasmessa in Mondovisione. Ieri ha scelto di fare la tradizionale lavanda dei piedi a 12 giovani detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo. Gesto inedito, come tanti, a cui ci sta abituando il pontefice venuto dall'altra parte del mondo, ma non è l'unico della giornata. Tra i giovani, cattolici, musulmani e ortodossi, ci sono anche due ragazze, una cattolica italiana, l'altra una musulmana serba. E dato che la lavanda dei piedi è il ricordo del gesto che fece Gesù verso i 12 apostoli, tutti maschi, questa scelta di due donne ha un aspetto sorprendente per la Chiesa, che probabilmente attirerà su Papa Francesco anche critiche più o meno velate. Omelia breve, intensa e pronunciata a braccio. È l'esempio del Signore, lui è il più importante e lava i piedi, perché fra noi quello che è in più alto deve essere al servizio degli altri. Gesù, che era il maestro, il più importante, ha continuato l'uomo vestito di bianco, rivolto ai ragazzi che hanno perso la libertà, ha fatto una cosa del genere che nemmeno gli apostoli capivano. E anche io lo faccio con il cuore, amo farlo, perché me lo ha insegnato il Signore, perché lo amo, dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Stefano Maria Paci, Sky TG24.